Dovrebbe essere uno scontro per la salvezza combattuto, aperto, con il Nocera che si va a giocare le ultime chance per arrivare addirittura alla salvezza diretta contro il Sant'Erasmo. Invece non è così, perché i padroni di casa di Mister Lieto fanno man bassa degli avversari, costringendoli allora a metà campo sin dai primi minuti, cercando il gol a più riprese, trovandolo qui con questo grande estro di Russo. Al decimo arriva anche il raddoppio targato Paniello dopo il palo colpito dalla distanza, splendida questa azione, e poi la rete proprio di Paniello con la deviazione sotto misura. Il Nocera non c'è in campo, il Sant'Erasmo potrebbe dilagare, altra chance, qui l'arbitro decide non per il penalty dopo qualche dubbio tra i due direttori di gara, altra opportunità per Sorbo, un timido tentativo del Nocera che qua vicino al gol si salva in estremis sulla linea la difesa del Sant'Erasmo, bravo anche il portiere Vigiano sulla sinistra su calcio di punizione di Iperato, e guardate che capolavoro di Russo, una puntata cost to cost, il gol al 22esimo per il 3-0, davvero una straordinaria realizzazione quella del giovane giocatore del Sant'Erasmo. E poi Sorbo al 24esimo su tiro libero fissa il punteggio sul 4-0, nella ripresa non c'è storia, il Sant'Erasmo gestisce la partita a suo piacimento, arriva ancora la rete di Dilella al 32esimo, poi quella di Cecere e infine quella di Villani che fissa il punteggio definitivo, con il Sant'Erasmo che conquista tre punti importantissimi per la salvezza, una salvezza che passa però ancora per altre due partite. Per il Nocera invece ormai la lotteria dei play-out è quasi una certezza. La partita sia per noi che per loro dall'ultima spiaggia, abbiamo giocato veramente bene, siamo stati determinati, il campo ci ha aiutato, perché lo dico dall'inizio, questo è un campo che se non corri non riesci a giocare, e fisicamente stavamo molto meglio di loro e alla fine il risultato è giusto. Basterebbero 4 punti, però da dirlo e a fare ci passa molto. Noi pensiamo ad allenarci a giocare come abbiamo giocato oggi e poi tireremo le somme alla fine. Sinceramente, che cosa è successo oggi? Perché questa è stata forse la partita più brutta che abbiamo disputato dall'inizio del campionato. Non so che cosa è successo e non lo so.